Nel territorio di Capolona le guardie zoofile continuano la collaborazione con l'amministrazione comunale a tutela dell'ambiente, a tutela degli animali, ma anche per altri servizi. Abbiamo identificato il gruppo delle guardie zoofile come adatto assolutamente e in grado di poter tutelare quello che noi intendiamo tutelare, l'ambiente sotto l'aspetto di abbandoni di rifiuti, ma anche abbandoni di un po' di tutti i generi. Abbiamo già monitorato con loro delle varie zone dove sono, diciamo, più a rischio gli abbandoni, quindi cercheremo con loro di salvaguardare appunto il territorio. Deve essere preso come un servizio che noi diamo ulteriormente al territorio, ai cittadini, proprio per garantire appunto un ambiente pulito. Noi siamo il gruppo delle guardie zoofili dell'agriambiente, polizia giudiziaria a tutti gli effetti, con decreto prefettizio. Siamo riconosciuti a livello nazionale, curiamo praticamente soprattutto in convenzione col comune di Capolona quello che è l'abbandono dei rifiuti, non più adesso sanzionabile a livello amministrativo, ma si va sul penale. Quanti siete? Allora, in totale guardie zoofili registrati presso la prefettura, quindi con decreto prefettizio, siamo in 9. Poi abbiamo un nostro collaboratore che si occupa per quanto riguarda l'uscita delle scuole dei ragazzi, delle scuole elementari, sempre in collaborazione col comune che ci ha dato anche questo servizio da espletare.